Un appello sui social fa il giro del web. È la richiesta di aiuto del volontario Andrea Cisternino che dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina testimonia la difficile situazione nel suo rifugio per animali alle porte di Kiev. Il conflitto, oltre che ripercuotersi sui civili, rischia di farci dimenticare gli animali innocenti vittime di ogni guerra. Per questo l'AVE è impegnata nel coordinamento con le realtà che si occupano di animali in Ucraina alla ricerca di risposte alle esigenze di chi cerca di tutelare il benessere animale anche nel contesto bellico. Siamo attivi già da prima che iniziasse ufficialmente il conflitto, quindi sono almeno 3 giorni che lavoriamo incessantemente per avere contatti da prima con le associazioni locali, quindi quelle che lavorano proprio sul territorio ucraino, e da un paio di giorni anche con le associazioni che lavorano nelle zone di confine e con tutte le associazioni internazionali. Nella giornata di ieri abbiamo infatti scritto al Ministro della Salute per chiedere di consentire l'ingresso degli animali che viaggiano, che scappano dalla guerra insieme alle loro famiglie senza il passaporto. Diverse associazioni hanno lanciato delle raccolte fondi. È comunque molto complicato l'aiuto, sono stati segnalati anche casi in cui i fondi insomma non arrivano a destinazione per problemi proprio legati alle banche e alla rete, però ovviamente tutto l'aiuto possibile è ovviamente ben accetto perché la situazione è tremenda e molto molto complicata. Andrea Cisternino ha fatto scorte alimentari per aiutare gli oltre 400 ospiti del rifugio e ringrazia chi lo sta aiutando con donazioni e chi lo farà. Come lui, diverse associazioni nel paese stanno facendo molta fatica e chiedono di non essere lasciate sole in questa guerra.